Amici di Terre, Sapori e Vini, ben ritrovati in nostra compagnia. Allora, siamo tornati, pensate, in regione Lombardia, provincia di Sondrio, città di Morbegno. Perché qui? Perché dovevamo tornare in Valtellina per dirvi una cosa importante. Sabato e domenica 15 e 16 ottobre andrà in scena, pensate, la 109esima edizione della mostra del Bitto. Il Bitto è quel formaggio straordinario che si produce qui in Valtellina nel periodo dell'alpeggio. Perciò un formaggio decisamente buono. Ma non ci sarà solo il Bitto nella 2 giorni di prodotti tipici, perché ci sarà la presaula, ci saranno i grandi vini di Valtellina, poi avremo le cantine aperte, il tutto si svilupperà in più punti di Morbegno. Poi ci saranno gli spettacoli, le fattorie didattiche, le dimore storiche aperte per le vostre visite. Insomma, sarà un weekend dove tutto diventerà più bello e più buono. E allora la 109esima edizione della mostra del Bitto andrà in scena il 15 e il 16 di ottobre. Mi raccomando, non mancate. Adesso però facciamo una cosa, raggiungiamo Sondrio, andiamo al Palazzo del Governo perché c'è un signore che mi sta aspettando. Poi più tardi torneremo qui a Morbegno e capiremo ancora meglio che cosa succederà il 15 e il 16 di ottobre. Rimanete con Terre, Sapori e Vini. Vincenzo Cornaggia è il presidente del Consorzio di tutela dei formaggi Valtellina, Casera e Bitto. Presidente, il 15 e 16 ottobre avremo questo grande momento proprio dedicato a un grande formaggio, al Bitto. Sarà, per ripetermi, una grande festa. Sì, noi speriamo veramente che sia una grande festa, perché come consorzio abbiamo investito risorse e tempo per portare a conoscenza un prodotto che secondo me ha un alto valore nei confronti di chi lo utilizza, di chi lo consuma, ma anche per portare fuori l'impegno che ci mettono i nostri casari che fanno i caricatori. Quanto rappresenta ancora il comparto caseario sul territorio? Beh, il comparto caseario sul territorio rappresenta molto, una parte molto importante, credo che si parli di un 50-60 milioni di euro di fatturato, che dia lavoro a oltre mille persone, che per una realtà come la nostra, torno a ripetere, è veramente molto importante. Poi è una realtà da noi molto sentita e molto seguita anche a livello territoriale. Doveroso spendere anche due parole chiaramente inerenti al consorzio. Cosa fa? Come si muove il consorzio? Beh, il consorzio lui dà una mano ai suoi associati per quanto riguarda la parte tecnica, per quanto riguarda la parte burocratica, fa i controlli che deve fare per controllare la qualità e quant'altro, e poi fa della promozione, esempio la mostra del Bitto. Presidente, io la ringrazio moltissimo, vi ricordo 15 e 16 ottobre, Morbegno, provincia di Sondrio, Valtellina, questo grande appuntamento con il Bitto, ma con tutto il comparto lattiero caseario, con tutti i prodotti tipici della zona, perciò anche col Valtellina Casera e tutto quello che concerne intorno proprio all'agroalimentare. E allora l'appuntamento sarà qui in Valtellina, ma ora rimanete con noi. Ancora un grazie al presidente del Consorzio di Tutela. Beh, il protagonista di questa 109esima edizione della mostra del Bitto è chiaramente questo formaggio meraviglioso che ho qui di fronte. Per parlarne abbiamo raggiunto la latteria sociale Valtellina a Delebio e sono con il direttore Marco Deghi. Dottor Deghi, allora grazie gentilissimo. Vogliamo dire come e soprattutto dove si realizza il Bitto? Il Bitto ha una storia veramente unica. Credo, io non conosco altri formaggi che abbiano queste caratteristiche, almeno fra le DOP, vale a dire è un prodotto che si ottiene solo d'estate, solo con latte prodotto da vacche al pascolo. Sì. La data in cui si può cominciare a produrre è il 1° giugno fino al 30 settembre, molto spesso la stagione è più breve, nel senso che va circa dal 20 di giugno al 10 di settembre. Perciò parliamo di alpeggio. Solo alpeggio, si fa solo in alpeggio, solo in alcuni periodi dell'anno e solo su alcuni territori che è la Valtellina e alcune valli limitrofe. Altezza?
Diciamo andiamo da 1200 fino a 2500 metri. Ecco, questa è una peculiarità importantissima perché in quel contesto chiaramente i foraggi, l'alimentazione del bestiame è al 100% ed è natura, è totale, proprio quella natura, quel sapore che poi troviamo quando assaggiamo il formaggio nel latte stesso prima e poi nel formaggio. Stagionatura, quanto possiamo andare avanti? La stagionatura minima che il disciplinare prevede è di 70 giorni. Devo dire che il prodotto così manifesta le sue caratteristiche migliori con una stagionatura superiore, quindi anche i 2, i 3, i 5 anni ci sono dei casi in cui il prodotto lo si consuma anche con molti più anni. Velocemente ho detto Latteria Sociale Valtellina d'Elebio, non solo Bitto, Valtellina Casera e altri formaggi. Fianco al Bitto, che è un prodotto, una chicca, insomma una vera specialità, c'è anche una produzione di Valtellina Casera, che è l'altra DOP, è un formaggio che si produce tutto l'anno, si produce esclusivamente a partire da latte prodotto nelle aziende agricole della Valtellina e della Valchiavenna. Dottore, io la ringrazio moltissimo della sua disponibilità, di aver aperto le porte della vostra realtà alle nostre telecamere. Qui vedete alcuni, soltanto alcuni dei formaggi che vengono qui prodotti in latteria, ma è arrivato il momento di andare proprio a Morbegno, in paese, dove ci sarà fra qualche ora, possiamo dire, il grande evento dedicato al Bitto. Allora amici cari, come vi avevo preannunciato in apertura di appuntamento, siamo tornati a Morbegno, siamo in un posto meraviglioso, un posto storico che poi magari dopo andremo anche a menzionare, però sono con Selene Erini che è del Consorzio di Tutela dei Formaggi Valtellina Casera e Bitto. Selene, dobbiamo dire a loro il 15 e il 16 di ottobre, ci sarà questo grande weekend, questa grande festa, ma i momenti più salienti, gli appuntamenti veramente importanti quali saranno? La mostra del Bitto si snoda per tutta la città di Morbegno. Il cuore pulsante della mostra è Piazza Sant'Antonio, dove ci saranno i produttori dei nostri formaggi DOP e i produttori degli altri prodotti tipici valtellinesi. Quindi in piazza i visitatori potranno fare numerose degustazioni, ci sono degustazioni di tutti i tipi, assaggiatori per un giorno, le degustazioni dei formaggi vincitori del concorso, degustazioni dei prodotti valtellinesi in abbinamento con i vini. Insomma, veramente una grande offerta. Allora, nel ribadire, nell'invitare ancora tutti voi il 15 e 16 ottobre qui a Morbegno, chiudiamo proprio in bellezza. Ho detto che siamo in un posto storico, meraviglioso. Siamo dei fratelli Ciapponi. Ecco. Sì, sono soci del consorzio, sono degli stagionatori storici del formaggio Bitto e quindi loro recuperano il formaggio dagli alpeggi a fine stagione e lo stagionano con molta cura, perché il formaggio Bitto deve essere curato nel tempo e questo formaggio può stagionare anche per diversi anni, addirittura fino a 10 anni. Bene, Selene, io la ringrazio moltissimo, non resta che andare da un altro produttore di formaggio del territorio perché andremo sicuramente a scoprire qualche altra peculiarità. Mi raccomando, rimanete con Terre, Sapori e Vini. Abbiamo percorso pochi chilometri e abbiamo raggiunto Berbenno di Valtellina. Sono con Nicola Bongiolatti, che è un casaro giovane, ha una sua realtà produttiva sia qui in pianura che in montagna. E siamo all'interno di una cella di stagionatura proprio del Bitto. Nicola, tu però il Bitto chiaramente lo produci in alpeggio. Produci biologico, ci racconti brevemente un po' la tua storia, il tuo lavoro. Sì, allora, noi siamo un'azienda agricola nata da mio padre, e siamo un'azienda certificata biologica dal 98 e diciamo che nei primi anni abbiamo conferito latte alla cooperativa e dal 2012 abbiamo aperto questo caseificio in cui trasformiamo il latte di Fondovalle per trasformarlo in Valtellina Casera. Sì, certo. Mentre invece d'estate, come abbiamo sempre fatto, saliamo in alpeggio col bestiame, con tutto il bestiame, da 1300 fino a 2200 metri di quota circa, e produciamo il Bitto. Questo è il Bitto di quest'anno,
che è pronto per essere marchiato dal consorzio di tutela. Certo. E tutti vivi l'esperienza estiva in alpeggio. Sì. Noi dobbiamo lasciare a questo punto Nicola il suo lavoro, lasciamo questa cella di stagionatura e dobbiamo raggiungere la cucina perché parliamo di ricette. Però una piccola chicca, vi faccio vedere a questo punto come una volta si andava ad espertizzare il bitto per capire gli anni di stagionatura. C'è il signor Dario che ce lo fa vedere. Un anno, 5 anni, 10 anni. Ancora un grazie a Nicola e Dario, i signori del Bitto, Nicola col suo biologico, il signor Dario con la sua grande esperienza. Però noi abbiamo percorso qualche chilometro, siamo arrivati ad Ardenno, in frazione Masino, e questo bel ragazzo a mio fianco è Corrado Cerasa. Perché? Perché lui è figlio di Angelo Cerasa, i fratelli Cerasa, agriturismo, le case dei Baff. Sì. Ho sbagliato? Tutto corretto. Tutto allora, corretto. Questo, amici cari, è un agriturismo dove si mangia solo quello che viene prodotto in azienda, è vero? Esattamente. Noi siamo un'azienda agricola, innanzitutto produciamo carne e produciamo vino. Tutti gli altri prodotti, prodotti sempre freschi, la pasta fresca fatta da noi, sempre locali e tipici. Giustamente, dico, ecco, noi abbiamo curiosato in cucina prima ancora di venire qui al tavolo e tu qua hai preparato delle cose meravigliose, cosa c'è? Abbiamo preparato il primo, un piatto molto tipico, valtellinese, i pizzoccheri, fatti con farina di grano saraceno, con delle verze, a volte anche coste, a seconda della stagione, poi ci sono le patate, il tutto condito con dell'ottimo formaggio e una bella sferzata, il burro non manca mai nei nostri piatti, una bella sferzata di salvia e aglio. Bravo! Il secondo invece sono un po' il nostro punto forte, sono le costine alla vetch. Queste sono tutte le erbe aromatiche con le quali vengono cotte. Le costine vengono cotte per circa 3 ore in una pentola di pietra, pietraulare della Valmalenco. Che è il lavecce? Il lavecce, il famosissimo lavecce. Tanti chiedono cosa sia, se è un lavecchio, se no, il lavecce è una pentola di pietra. Queste sono le 15-20 erbe aromatiche differenti che usiamo per la cottura delle costine. La pietra ha la particolarità di sgrassare molto bene la carne e dare un aroma tutta sua alle costine. Pensate che ne hanno una che ha 150 anni, eh? Qualcuno più di me. Secondo me abbinato poi ai tarots è la morte sua. Il tarots ricordami è un piatto, piatto molto particolare, piatto fatto con patate, formaggio fuso, soffritto di cipolle e fagiolini. Hai anche visto? Qui burro non manca. In ultimo un bel dolce, molto particolare, abbiamo rivisto la classica cheesecake. E abbiamo fatto una cheesecake fatta col caprino della Val Tartano che fa la nostra amica Raffaella. C'è una base biscuit al cioccolato, sopra uno strato che abbiamo visto prima come viene cucinato di caprino aromatizzato con la bacca di vaniglia e sopra le salse mirtilli. E poi, amico mio, non poteva mancare il protagonista di questo nostro appuntamento, ancora una volta il Bitto. Esattamente, questo è un Bitto giovane di un anno, mentre questo invece è un Bitto del 2013. Allora, amici cari, Bitto che vi dà appuntamento il 15 e il 16 ottobre a Morbegno per la 109esima mostra proprio di questo grande formaggio della Valtellina. Corrado, permettimi di stringerti la mano, saluta grazie tutta la tua mille. Famiglia perché siete una famiglia meravigliosa, sì, questo è un posto che spassionatamente, lo dico io al di fuori della mostra, ve lo consiglio con tutto il cuore, venite alle case dei Baff perché vi troverete non bene, meglio. E naturalmente 15 e 16 la festa con il Bitto.